ringrazio i candidati che hanno accolto il nostro invito per questo dibattito confronto. Grazie a voi che siete venuti questa sera nonostante il tempo. Grazie a chi ci ha concesso l'utilizzo di questa sala, cioè a chi governa in questo momento la città. Qual è l'obiettivo di questa sera? È mettere a confronto i candidati, conoscerli meglio, mettere a confronto i programmi delle persone. Ecco che è arrivato anche Manenti. Buonasera. Passiamo di più. Abbiamo appena iniziato. Io sono Maurizio Colombo e dal chiaramente non sono di Rovato e non voterò a Rovato, quindi non ho nessun interesse su questo paese, su questa città. Vi prego di seguire in silenzio gli interventi dei candidati, di non interromperli quando parlano, poi alla fine dell'intervento potrete intervenire applaudendo o esprimendo il dissenso, dovete esprimere il dissenso, però non mentre stanno parlando, grazie. Alcune regole che i candidati sanno già, le dico anche a voi, io porrò delle domande a loro, avranno a disposizione un tempo fisso uguale per tutti per rispondere a queste domande, un tempo che sarà di 2 minuti sostanzialmente. Nel corso della serata ognuno di loro avrà 2 opportunità per replicare l'intervento di un altro oppure per esplicitare meglio il suo pensiero, cioè vuol dire che oltre i 2 minuti che hanno avranno altri 2 interventi da 2 minuti per poter intervenire e replicare eventualmente ad altri. Intorno alle 22:15-22:30 ormai lasceremo una mezz'ora di tempo anche voi per porre le vostre domande. Domande che però per esperienza so che se lascio il microfono in mano al pubblico poi si fanno dei comizi. Qui c'è il collega Francesco che segue il dibattito per il chiaro, che poi sarà pubblicato venerdì, distribuirà delle penne e dei block notes. Chi vuole porre delle domande, poi noi raccoglieremo le domande e porremo 1, 2, 3, 4, quelle che faremo in tempo con le domande, su argomenti che magari non sono ancora stati trattati durante la serata. Vedremo se sarà necessario fare una cernita. Allora, io direi possiamo iniziare, grazie ancora a tutti. Partiamo lasciando un paio di minuti a testa ad ogni candidato per presentarsi, per presentare la propria candidatura e per motivarla. Per questa prima fase seguiamo l'ordine non di presentazione ma l'ordine alfabetico. Quindi passo addirittura il microfono a Belotti. Prego. 2 minuti di tempo. Buonasera, mi chiamo Belotti Tiziano, sono arrivato per ultimo, ma come al solito devo sempre parlare per primo, ma va bene uguale. Io sono il candidato della Lega Nord e con la Lega Nord sono anche candidato di Forza Italia e ho anche una mia civica di cittadini. Dicevo, siamo arrivati un po' tardi, però alla fine in 15 giorni siamo riusciti a tirare insieme comunque con amici e con gente che comunque si è voluta in qualche maniera prestare a questa avventura. Siamo riusciti a comporre comunque 3 liste elettorali, quindi nella mia lista avrete la lista della Lega Nord, la lista di Forza Italia e la lista della civica per Belotti sindaco. Io sono il rappresentante del centrodestra di Rovato, quel centrodestra che poco tempo fa, 3 anni fa, contribuì a far vincere la Roberta Martinelli alla carica di sindaco di Rovato. Presento velocemente, sono laureato in architettura, ho un ufficio a Rovato con un collega che si chiama Pelati, che però non è di Rovato, quindi non c'entra niente con i Pelati. Sono sposato, felicemente sposato, bisogna dire così, con Carla Lancini, ho 2 figli, una bambina di 8 anni e un bambino di 13 anni, Yolanda e Jacopo. Diciamo che la mia vita politica inizia un po' di tempo fa, tanto tempo fa, nel 1987, quando assieme a qualche disgraziato mi iscrissi, quei disgraziati lì, i riduci di quel gruppo lì, qui in sala, peraltro 2 riduci, nel 1987 mi iscrissi alla Lega Lombarda si chiamava all'epoca. Da lì poi nacque un impegno
politico su Rovato con la lista di Roberto Manenti, della Lega Lombarda di Roberto Manenti, diventai consigliere insieme a lui e feci 5 anni di amministrazione. Ho già usato il tempo, no? Hai usato 2 minuti, sì. Velocissimamente, chiudo. Non ho più fatto nulla, non ho più fatto l'amministratore, non ho fatto assessore, non ho fatto sindaco, non ho fatto più niente, mi sono ritirato e oggi, dopo 20 anni, mi ripropongo alla cittadinanza. Grazie. Grazie Benotti. 2 minuti anche per Bergomi per presentare la sua candidatura, prego. Buonasera a tutti, Angelo Bergomi, 37 anni, ingegnere, ho un figlio sono sposato, un figlio di 4 anni. Dal punto di vista della candidatura, la mia candidatura arriva da una sintesi di diverse forze, da un gruppo numeroso di persone, innamorato del proprio paese, che ha cercato di valorizzare le esperienze e le diverse appartenenze. In questo gruppo ci sta la Rovato Civica dei 10 anni del sindaco Gottinelli, ci sta il Partito Democratico, ci sta il gruppo di Rovato e Frazioni Insieme, che è, diciamo, quella lista che ha come capolista il dottor Massetti, e che insieme abbiamo trovato una sintesi su alcuni valori ancora prima che di punti programmatici. Valore dell'onestà delle persone non è una caratteristica scontata, la sentiamo dire in tutte le campagne elettorali, ma è una caratteristica sulla quale abbiamo costruito l'intero programma amministrativo. Un richiamo fortissimo al tema della legalità, non è solo rispetto delle leggi, ma è qualcosa di più, è un tema di atteggiamenti, di apertura alla cittadinanza in maniera evidente, e sulla base di questi principi abbiamo cercato di valorizzare il tema della competenza. Non è falsa modestia, l'ho già detto anche alla presentazione del 27 aprile, crediamo che nel nostro gruppo ci siano le competenze per guidare questa comunità, che dobbiamo ricordarcelo. Ci troviamo qui questa sera non perché il mandato amministrativo è arrivato alla fine naturale dei 5 anni, ma perché si è interrotto e per cui qualche problema evidentemente si è verificato. In un mare burrascoso serve avere una bussola. Noi crediamo di averla questa bussola, valorizzando le nostre esperienze amministrative, la nostra appartenenza alla comunità, e cercando veramente di donare il nostro tempo, sottraendolo evidentemente al nostro lavoro e alle nostre famiglie, ma facendolo volentieri, perché vorremmo che la nostra comunità possa crescere dal punto di vista proprio del tessuto sociale. Grazie. Grazie, ingegnere. La parola a Roberto Manenti, grazie. Buonasera, sono Roberto Manenti, 53 anni, sposato, figlio di 11 anni, già sindaco 93-2002 per la Lega Nord all'epoca, poi consigliere comunale per diverse presenze, diciamo, in Consiglio Comunale, con gruppi che sono sempre legati comunque a un principio di autonomia. Il nostro programma elettorale è pochissimo, è piccolissimo, il nostro principio è l'ordine e la sicurezza. Io sono seguito in questa avventura da Eliana Cressi, che è una lista civica, quindi civica senza nessun porto alle spalle, ci dobbiamo ripeterlo, persone che vogliono impegnarsi per il bene del paese e per cercare di rifar partire il nostro paese come una volta. Penso che mi conoscono un po' tutti, perché purtroppo sui giornali ormai si parla da tanti anni, sottoscritto, del bene e del male. Il nostro principio è sempre quello, cercare di riportare un ordine e far rispettare il fatto che siamo a casa nostra e chi viene qua è un ospite e non è un padrone di casa, per il bene della collettività e per il quieto vivere di tutti. Grazie. Grazie anche a Manenti per la brevità, soprattutto Martinelli, grazie. Buonasera a tutti, sono Roberta Martinelli, ho 37 anni, sposata con una bimba, di professione avvocato. Mi conoscete tutti perché sono il sindaco uscente, ho fatto sindaco qua con voi per 2 anni e mezzo circa, poi non per mia scelta, perché vorrei precisare, non mi sono dimessa, il comune è stato commissariato per la firma di 9 consiglieri facenti parte del consiglio comunale. Perché ho deciso di ripresentare la mia candidatura? Beh, innanzitutto perché a me non piace lasciare le cose a metà, ho iniziato tanti progetti, alcuni sono stati portati a termine, altri no.
ed è doveroso per la comunità di Rovato che io mi ripresenti per portare a termine ciò che avevo iniziato. In secondo luogo, la mia scelta di ricandidarmi è dovuta anche al fatto che voglio continuare in quel processo di rinnovamento che avevo iniziato nel 2012, rinnovamento del modo di far politica, non intesa in senso anagrafico, ma intesa proprio nella mentalità che un politico dovrebbe avere al servizio della comunità, senza far prevalere gli interessi personali. Mi presento con due liste civiche, una che porta il mio nome, l'altra che raccoglie tutti i moderati del centrodestra. Io non rinnego i partiti, anzi nel mio gruppo ci sono persone tesserate che appartengono al centrodestra, ma un centrodestra moderato che mette in primo piano i valori che una comunità deve avere e che io credo di aver dimostrato in questi 2 anni e mezzo. Il coraggio, l'onestà e l'impegno. Ed è questo che voglio continuare a fare. Impegno per i miei cittadini e con un valore aggiunto in più, visto che sono l'unica donna, ho anche una sensibilità particolare che voglio mettere al servizio nuovamente della mia comunità. Concludiamo con Zaffieri, grazie. La Z è l'ultima, perciò tu cominci sempre dal primo, io comincio sempre dall'ultimo. Mi chiamo Zaffieri Diego, ho 56 anni, sono nato a Rovato, qualcuno di voi mi conosce. Ho fatto parte quando in gioventù della vita pubblica di questo paese, mi sono sempre impegnato pensando di comunque di raggiungere alcuni obiettivi per il mio paese, in alcune occasioni ci siamo riusciti, in alcune altre no. Sono abbastanza tranquillo perché mi candido con due liste civiche, io ho sempre detto che non rinnego i partiti perché io vengo da un partito storico 30 anni fa che c'era sul territorio, ma in questo momento ritengo i partiti specialmente con le questioni sovrazionali che abbiamo, l'ESIACA, COGEM eccetera, le pressioni saranno comunque di un certo tipo e saranno abbastanza impegnative per i candidati perché questi partiti hanno sicuramente, vorranno portare alcuni ragionamenti che potranno anche penalizzare la nostra comunità. Dico questo perché l'amministrazione Martinelli, si vede tutti, non è caduta per colpa è caduta ancora per i partiti, per questione della Cogena, per questione del GH. Mi candido con due liste civiche, sono contento, quello che dice Roberto, padroni a casa nostra, ma io mi sono sempre sentito padrone a casa mia. Io non so perché non si senta padrone a casa sua, ma io ci sto bene in questo paese, ci vivo bene, lo conosco e penso comunque di essere tranquillo e di essere padrone a casa mia. Abbiamo due liste civiche, tutta gente di Rovato, nessun candidato è fuori di Rovato, abbiamo tutti in questa comunità, sono semplicemente per Rovato che ha già un'esperienza presente in Consiglio Comunale, e una lista civica a mio nome, Diego Zaffieri Sindaco. Grazie. Adesso entriamo nel merito delle questioni. Io non ho scelto delle domande, nel senso che mi sono basato sui programmi dei vari candidati. Quindi ho estrapolato alcune idee da ognuno dei loro programmi, un'idea a testa, citando il candidato che l'ha avuta, e chiederò agli altri 4 di dire se in caso di elezione farebbero altrettanto o cosa farebbero di diverso su quell'argomento. I minuti sono sempre 2 a testa per rispondere. In questo caso il candidato da cui ho preso spunto per dire l'idea di Zaffieri la farò commentare agli altri, poi lui se vuole può ascoltare uno dei suoi 2 interventi in più che ha, se vuole esplicitare meglio la sua idea. Parto proprio da un'idea di Zaffieri. Nel suo programma, come primo atto della sua amministrazione, ha detto che rinuncia assieme ai suoi assessori ad almeno 20.000 euro di indennità l'anno che destinerà all'istruzione o ai servizi sociali. Voi 4 siete pronti a fare altrettanto? Partiamo da Bergomi, grazie. Io credo. Sì. Allora, io credo che il periodo in cui la politica è chiamata a dare un segno
Innanzitutto, prima di parlare di indennità, di tagli delle indennità agli amministratori, bisognerebbe pretendere dagli amministratori le competenze per non sprecare i soldi e le risorse che l'amministrazione deve gestire. Perché non sono certamente i 10 o i 15 mila euro di indennità all'anno che cambiano le sorti della comunità. Con questo non sto dicendo che gli amministratori non debbano dare un segno, ma preferisco, e lo dico molto schiettamente, degli amministratori competenti che sappiano cosa vanno a fare, che abbiano le idee chiare di come utilizzare le risorse pubbliche per progetti che diano delle risposte alla comunità, perché lì parliamo di centinaia di migliaia di euro eventualmente utilizzati bene o male, non di migliaia di euro. Su un bilancio di 16 milioni di euro credo che le proporzioni siano chiare a tutti. Grazie. Grazie. Manenti, la stessa domanda. Ma diciamo che sono anche su questa linea, diciamo, non è quanto la cifra è simbolico, diciamo, il gesto che si può fare di non ricevere quella che è l'indennità amministratori. Ma secondo me appunto le risorse sono da trovare in altri luoghi. Consideriamo che il Comune di Rovato ha ad esempio i dirigenti all'interno di che secondo noi non servono. E se il primo atto sarebbe cercare di toglierli, quando sono delle spese che non servono. Secondo luogo, sicuramente se dovessero rinunciare a indennità di amministratori, non certo gli daremmo i servizi sociali, che è già un ufficio che comunque ne spreca troppo tanti, insomma. Quindi per qualcos'altro magari sì, ma per i servizi sociali no. Poi ritengo che comunque sono cifre, se vogliamo fare l'atto simbolico si fa, è la famosa pagliuzza nell'occhio di qualcuno, è come quando si parla di togliere le indennità ai politici a Roma, giustamente, e poi si vanno a dare 700-800 mila euro all'anno a amministratori delegati di qualche nostra azienda. Quindi insomma, se vogliamo fare propaganda elettorale va bene, però penso che siano piccole cose queste qui. Grazie. Martinelli, la stessa domanda, grazie. Sì, allora, anch'io ritengo che 20.000 euro rispetto al bilancio del comune siano davvero una goccia nel mare. Se la richiesta dovesse pervenire direttamente dalla cittadinanza, perché no? Io lo farei e imporrei la stessa cosa ai miei assessori. Anche se ritengo che 20.000 euro davvero sono pochi. Io nel penultimo anno del 2013 ho dovuto tagliare 400.000 euro in spese correnti, quindi questo è stato un risparmio, non i 20.000 euro. Quindi continuerei a fare quest'opera di ottimizzazione dei costi e delle risorse. Anch'io ritengo che davvero 20.000 euro siano qualcosa, possano essere d'aiuto se ben utilizzati, e in questo momento di crisi economica questi soldi potrebbero essere utilizzati sicuramente, invece secondo me, per i servizi sociali, perché i nostri problemi oggi anche qua a Rovato sono la mancanza di lavoro e la difficoltà che le famiglie hanno ad arrivare alla fine del mese. Quindi questi 20.000 euro io li utilizzerei invece per il sociale. Sì, io a dire il vero non so esattamente quanto percepisce né il sindaco né gli assessori, anche se ne ho un'idea, perché comunque sta scritto anche sul quanto prende il sindaco, 2.000 euro, poco più, insomma, lordi. 2.054 euro, mentre gli assessori 1.000 e rotti euro, insomma. Per l'amor del cielo, ci sta la proposta di Diego, è apprezzabile, perché comunque è una rinuncia sua personale e della sua eventuale amministrazione, quindi io sinceramente non mi sento di dire lo farò piuttosto che non lo farò. È anche vero che condivido molto il ragionamento che ha fatto chi mi ha preceduto, perché è una goccia in un mare, nel senso che secondo me se si facessero bene i conti e si riducessero gli sprechi, sicuramente se ne avrebbe un risparmio maggiore. Però questo non significa che, giustamente Diego mi dice, va bene, risparmiamo, riduciamo i costi e però in più io ci metto i 20.000 euro, quindi io non escludo questa soluzione, o comunque questa, che è un po' una provocazione che si faceva in anni passati e che però adesso comunque assume un bel sapore attuale, visto la crisi, perché comunque dici 20.000 euro sono pochi un fico, 20.000 euro per un operaio o per un dipendente sono il reddito di un anno, quindi è apprezzabile la situazione.
Enrico Belotti. Zeffirelli, lei voleva dire qualcosa su questo? No. Lei ha fatto la risposta, perfetto. Passiamo al secondo argomento. Sul programma da Martinelli, lei dice di avere due sogni. Uno di questi sogni è la costruzione di una nuova scuola primaria per Rovato Centro. Cosa ne pensate? Cosa ne pensano gli altri quattro candidati? Qual è il vostro invece idea sulla scuola? Partiamo da Manenti, grazie. Allora, innanzitutto, come già ho detto anche altre volte, io sono stato sempre propenso per la realizzazione di un plesso scolastico esterno. Cioè, questo progetto è stato pubblicato nel 2002, quando ero ancora sindaco all'epoca, e negli anni me ne sono poi ricreduto, perché oggi la fisionomia del paese è cambiata e non ha più senso avere un polo scolastico unico, ma ha senso valorizzare molto di più il locale, perché le frazioni sono diventate piccoli paesi, piccole realtà che mantengono solida la nostra cultura locale. Rovato ha comunque necessità di avere un rimodellamento della scuola, visto che sono ancora in una struttura del ventennio. Pensare di spostare le scuole, questa è una bella cosa, l'importante è trovare i soldi, e penso che prima di far questo ci siano altre priorità nel paese. Poi ovviamente se ci sono i soldi si può fare un po' tutto. Grazie mille. Zeffirelli, la stessa domanda, grazie. Ma l'attenzione che ponevamo prima nel nostro programma è quella della scuola. Sicuramente questa è un'ottima idea, un'idea che va perseguita, va valorizzata, va cercato i finanziamenti, è un'idea che inciderà per i 7-8 milioni sul nostro comune, una scuola che può contenere più o meno lo stesso numero di alunni o pensare ai futuri sviluppi. Sicuramente è un'ottima idea, penso che la difficoltà sia, come per queste grandi opere, trovare i finanziamenti e cercare comunque di avere questi finanziamenti. Il problema è che poi, io l'ho solo intravisto il tuo programma, ecco, è interessante però sapere poi che cosa se ne farà delle vecchie scuole, perché la cosa che a me fa sempre un po' paura è: facciamo una scuola, poi si l'ambiente che c'è oggi, cosa ne facciamo? Ma diventano le solite cose, la situazione, perché non si hanno idee. Interessante sarebbe invece avere anche delle idee magari diverse su questo qua. L'ho fatto star male, no? Non parlo più se vuole. Penso che si sia rotta una sedia, ma mi dicono che se ne rompono sempre quando ci sono i dibattiti. No, beh, grazie. Grazie a lei, grazie. Prego Belotti. No, io per quanto riguarda la scuola elementare sono assolutamente in disaccordo a spostarla, perché è uno degli esempi migliori di edilizia scolastica che abbiamo in provincia di Brescia. È una scuola meravigliosa, è una scuola vecchia di 85 anni, ha mille problemi, ma pensare di farne una nuova in questi momenti, sinceramente, e non me la sento né dal punto di vista economico, né proprio dal punto di vista comunque, come dire, di gestione, nel senso che quella è una scuola veramente, è una delle scuole più belle che ci sono, e tra le altre cose, io che ho avuto l'opportunità di farmi un po' di giri nelle scuole, è quella che soffre molto meno rispetto a tante altre scuole che abbiamo comunque sul territorio, perché penso per esempio alla scuola media, che è molto più recente, ma è scassata in una maniera veramente incredibile. La scuola elementare è stupenda, è in una posizione meravigliosa, ovviamente essendo in centro storico ha un po' di problemi di parcheggio, un po' di problemi di viabilità eccetera eccetera, ma pensare adesso di prendere e spostare quel plesso in un'altra posizione completamente diversa e costruirlo soprattutto, quindi avere 5, 6, 7 milioni a disposizione, è praticamente impossibile. Però ripeto, il problema non è quello comunque di avere i soldi a disposizione, li userei per le manutenzioni delle altre scuole, la scuola media, la scuola materna, le scuole delle frazioni, piuttosto che fare un plesso scolastico nuovo, perché lì la scuola è bellissima, semplicemente ha bisogno comunque di una serie di interventi anche importanti, per l'amor del cielo, ma io la scuola da lì non la toglierei assolutamente. Ho esaurito? No, sono qua un pochettino. Non è obbligatorio. No, li uso tutti.
Poi l'idea comunque del polo scolastico, che era un'idea già partorita dall'amministrazione, o comunque pensata dall'amministrazione Cottinelli e poi in qualche maniera cullata anche dalla Martinelli, per me non è un'idea, è un'idea malsana, nel senso che le scuole stanno bene dove sono, soprattutto stanno bene quelle delle frazioni, perché le scuole delle frazioni fanno comunità. Togliere le scuole delle frazioni e accorparle alle scuole del centro non ha nessun senso, ma a prescindere da quello, e ho esaurito. Va bene. Sì, grazie. Chiudiamo con Pergoni, grazie. La tua idea della scuola. Si fa la scuola unica, allora. È tutto compeso. È bello una riunione così come hanno fatto altri. Si doveva candidare a sindaco se voleva dire il suo parere. Prego, Pergoni. Il tema scuola è un tema che riguarda vari livelli di istruzione, quindi adesso si è dibattuto del tema scuole elementari, parto da quello, evidentemente però non è l'unico. Per quanto ci riguarda, nel programma siamo stati molto schietti, scuole alle frazioni da mantenere perché sono un presidio pubblico, tolti gli oratori che sono un presidio semipubblico, sono di fatto l'unico presidio pubblico che c'è in frazione, per cui certamente il tessuto sociale si rinvigorisce se le scuole delle frazioni vengono mantenute. Certamente ci deve essere un'attenzione sull'edilizia scolastica che le riguarda, un attimino più convincente di quella degli ultimi anni. Io credo che tutti sappiate che Rovato ha perso in termini di edilizia scolastica una occasione imperdibile, cioè il fatto di portare a casa dei finanziamenti pesanti che comunità limitrofe alle nostre hanno portato a casa, semplicemente aderendo a un'iniziativa del governo che chiedeva una serie di priorità rispetto agli interventi di manutenzione da fare. Coccaglio, Castelcovati, Orzinuovi, Castegnato, 80, 90, 100, 110 mila euro. È chiaro che quando si pensa ad interventi sull'edilizia scolastica, possibilità come queste non possono più transitare sotto gli occhi degli amministratori e del personale comunale. Tema plesso in centro, per come lo vediamo noi dal punto di vista architettonico, Velotti, sono d'accordo con te che probabilmente la scuola ha un valore storico. Certamente chiederei alle famiglie che vedono i propri figli che non riescono ad esaurire tutte le ore curricolari, educazione fisica, praticamente ci sono una serie di classi che non la fanno mai, dov'è la palestra? C'è il tema della gestione della mensa, se non ci fosse l'oratorio di fronte alla strada, evidentemente ci sarebbe un tema gestionale molto importante, visto che si passa a tempo pieno. Per cui, dal punto di vista del plesso nuovo, si potrebbe iniziare con un plesso che riguardi il centro, magari modulare, che quindi non impedisce in futuro di sviluppare il centro stesso. Rimane poi il tema, e ha ragione Zafferri su questo aspetto, qualora ci fosse un trasferimento dalla scuola di Rovato Capoluogo nel plesso nuovo, cosa fare del plesso attuale? Grazie. Grazie, Vergo. Terzo argomento, quello dei servizi sociali. Lei può replicare, sì, prego. Grazie. Innanzitutto volevo precisare che nel mio programma non parlo di plesso scolastico complessivo, ma parlo solo del trasferimento delle scuole elementari di Rovato Centro, quindi le scuole delle frazioni rimangono. Io ci ho investito soldi in questi 2 anni e mezzo per la manutenzione ordinaria e soprattutto per renderle accessibili anche ai bambini disabili, che a Rovato sono parecchi. Quindi manterrei le scuole delle frazioni, ma è necessaria una nuova scuola elementare. Perché dico questo? Perché nella mia esperienza di questi 2 anni e mezzo ho visto che ci sono parecchi problemi da risolvere. Il primo, che non ci sono aule a sufficienza, alcune aule che erano destinate ai laboratori si sono dovute trasformare in aule curricolari per la didattica. Non c'è la mensa, quindi i nostri bambini devono, nei giorni effettivamente che si fermano a scuola, trasferirsi all'oratorio. In più, se calcoliamo che entrerà in vigore il tempo prolungato, quindi i nostri bambini si fermeranno 5 giorni in mensa, questo problema è evidente, oltre al problema della palestra, che non esiste, è veramente antiquata, e del traffico, perché non so se qualcuno di voi è passato nell'ingresso e nell'uscita da scuola in piazza Palestro, è veramente intasata. Costruire il nuovo plesso scolastico
nella zona del via della stazione dove c'è la nostra scuola Santa Caterina ci permetterebbe di risolvere tutti questi problemi. E poi, e chiudo con due cose che voglio precisare. La prima, i finanziamenti. Io ci stavo già lavorando, c'è già un progetto per costruire queste scuole a scomputo oneri e sarebbero costate, secondo i calcoli che sono stati fatti, 5 milioni di euro circa, tanto quanto la caserma della Guardia di Finanza. Io preferisco avere le scuole magari. Altro problema, cosa ne faremmo delle vecchie scuole elementari? Deve stringere. Mi ricollego al programma Un museo che a Rovato non c'è e una casa delle associazioni. Grazie mille.